Abbiamo visto la volta scorsa il principio di Archimede e le condizioni di galleggiamento che sono legate al confronto tra la densità del corpo immerso e la densità del fluido nel quale è immerso. Vediamo un bacino dato. Qualsiasi cosa sia immersa, indipende dal volume, con la forma, che subisce due forze, la forza peso e la spinta di Archimede. La forza peso vale massa del corpo immerso per G. La forza di Archimede vale la massa del liquido spostato dal corpo immerso per G. Ora, la massa del liquido spostato vale la densità del liquido per volume, mentre la massa del corpo immerso è la massa, la densità del suo del corpo stesso per il suo volume. Se confrontiamo le due, l'unica differenza, G c'è in entrambi, il volume c'è in entrambi lo stesso, l'unica differenza è nelle densità. Se la densità del liquido è più grande di quella del corpo immerso, allora la forza di Archimede è più grande. Ok? E quindi se immerge un corpo meno denso dell'acqua, proprio viene spinto verso l'alto. Se le due densità sono uguali, il corpo rimane in equilibrio a qualunque altezza, il risultante è zero. Se invece la densità del corpo è maggiore di quella del liquido, la forza peso è più intensa e quindi cade verso il fondo. Ok? Nell'ipotesi che l'oggetto sia meno denso dell'acqua, quindi che ρ sia più piccolo di ρL, vediamo dove raggiunge l'equilibrio. Il corpo viene spinto verso l'alto, a un certo punto si ferma. E si ferma nelle posizioni in cui la spinta di Archimede bilancia quella la forza peso. Fatemi fare un altro disegno di galleggiamento. E segniamo il corpo con qualsiasi con una parte di volume, è questa che è il volume immerso, e la parte sopra, chiamiamola in giallo, è il volume immerso. Chiaramente il volume del corpo vale la somma dei due. Il corpo raggiunge l'equilibrio, quindi si ferma, rimane in equilibrio, quando la spinta di Archimede, la forza di Archimede, bilancia il peso dell'oggetto. In questo caso non sarà tutto il volume immerso, perché se tutto il volume fosse immerso la spinta di Archimede sarebbe maggiore. Ricordo che questo vale se la densità del liquido è maggiore di quella del corpo, il corpo è meno denso. E quindi la forza di Archimede, volume, densità del liquido per volume immerso per G, cioè la forza di Archimede viene prodotta dalla parte di volume solo quella che è immersa, che il liquido spostato, okay, ha una massa legata alla parte di volume che è quella immersa, mentre il peso è la densità dell'oggetto per il volume totale per G. E le due, il galleggiamento, cioè il corpo in equilibrio, quando questa grandezza è uguale, cioè
densità del liquido per volume immerso, per G vale densità del natante, del corpo che galleggia, per l'intero suo volume per G. Possiamo semplificare sicuramente G, e in base al rapporto delle densità possiamo calcolare qual è la percentuale di volume immerso. Quindi per esempio ecco, il volume immerso vale il volume totale per la densità del corpo fratto quella del liquido nel quale galleggia. Ok? Se diciamo che la densità del battello, dell'oggetto immerso, è metà di quella dell'acqua, se fosse, allora il volume immerso sarebbe pari al totale per rho di misura L, che è un mezzo, quindi il 50% del volume è immerso, il 50% è sommerso. Ok? Domande? Volevo fare quello dell'iceberg. Vedo che in un iceberg la frazione di volume immerso è circa 9 volte quella del volume emerso, d'accordo? Quindi il volume immerso è circa 9 decimi del volume totale. Di conseguenza la densità del ghiaccio, chiamiamolo densità dell'iceberg, rispetto alla relazione di prima, è uguale al rapporto di volume immerso fratto volume totale per densità dell'acqua. E quindi è 9 decimi della densità dell'acqua del mare. Il ghiaccio è meno denso dell'acqua. Per questo motivo va legge, se no fonderebbe. Ok? Un altro esercizio interessante, domande? La densità dell'acqua di mare è leggermente superiore a quella dell'acqua dei 1000 kg, mi sembra sia 1040-1039 kg su metro cubo.
calcoliamo, supponendo di avere un po', semplifichiamo la nave, facciamo finta che sia a forma di parallelepipedo, supponiamo che S sia la superficie di base e H sia l'altezza. D'accordo? E supponiamo che sia un blocco di legno, quindi riesco a trovare la densità del legno. C'era una copia di densità, adesso non la trovo. Densità però che vale 706 kg al litro, mentre l'acqua, visto il liquido, è 1000 kg. Se lo spessore, se la, il lato, cioè l'altezza del nostro liquido H è 10 cm, qual è? Quanto misura l'altezza della parte emersa o equivalentemente quella della parte emersa. Cioè anche qui è sufficiente ricordare la serie che ho visto prima, il volume immerso vale il volume totale per la densità del corpo fratto quella del liquido. Nel nostro caso il volume del nostro blocco di legno vale superficie laterale per altezza, superficie di base per altezza, e separa quello è tutto il volume. Invece il volume immerso vale superficie di base per la quota immersa, oppure se preferite S per H meno la quota emersa. Quindi il volume immerso, quindi S per la quota, l'altezza, profondità della quota della parte immersa, vale volume totale S per H per la densità del legno diviso la densità del liquido, che nel nostro caso è acqua. La superficie di base è semplificabile. Questo lo possiamo fare solo perché, indipendentemente dalla quota che considero, la superficie è la stessa. In una nave normale la sagoma e lo scafo è sagomato in modo diverso, e quindi per calcolare il volume non posso semplicemente fare superficie di base per altezza, ma devo usare un'altra tecnica di integrazione che vedremo a suo tempo. Qui invece, per semplificare il calcolo, la superficie è la stessa a tutte le quote, quindi posso semplificarla. Quindi la quota immersa, la profondità della parte immersa, che è quella che mi permette di dire dove si piazzerà la linea di galleggiamento, vale l'intera altezza del parallelepipedo per la forma delle densità. Quindi la parte immersa è 10 cm per la densità del legno, 706 mi pare, kg al metro cubo fratto 1000 kg al metro cubo. Qui posso semplificare tutto e mi rimane 706 diviso 1000 fa 0,706 per 10
7,06 nella parte emersa e 3,5, poco meno di 3,5. Il galleggiamento si fissa a 7 cm dal fondo del blocco di vetro. Il galleggiamento di una nave, conoscendo la forma matematica del profilo e con una relazione analoga a questa, mentre questa parte è data da un'integrazione anziché da un semplice prodotto, capite dove si piazza il livello della nave. Ovviamente a seconda del carico, di solito si danno linea massimo carico, la linea di galleggiamento è riferita a pieno carico. Detto questo, quello che voglio fare oggi è chiediamo una cosa che abbiamo usato diverse volte, come misurare quanto vale la pressione atmosferica. Per fare questo utilizziamo, idealmente, uno strumento che si chiama barometro. Di 12. Allievo di Galilei. La misura della pressione atmosferica è un'applicazione della legge di Sterlino. È abbastanza semplice. Immaginate di avere una bacinella contenente mercurio. Dopo vediamo perché mercurio, simbolo chimico HG, e prendete un tubicino di vetro abbastanza lungo che viene riempito fino all'orlo. Questo viene riempito di mercurio. Ok? Dopodiché chiudete questo in fondo è chiuso di vetro, sopra è aperto, viene tappato, rovesciate questo tubicino, viene immersa la parte tappata nel liquido e poi lasciate il mercurio libero di scorrere. Quello che osservate, ripeto, immersa la parte aperta del mercurio nella bacinella, si toglie il tappo sotto e quello che vedete è che il mercurio scende fino a che non si dispone a una certa quota, la quale è misurabile. Il dislivello tra il livello di mercurio e la superficie libera del mercurio nella bacinella è misurabile a una certa altezza. Di fatto H è circa 760 mm. La densità del mercurio mi pare 13 volte quella dell'acqua circa, ma adesso ve lo dico in modo più preciso. Riesco a trovarlo. Eccolo qua. Eccolo 1,36 diciamo per 10 alla 4 kg al metro cubo. 13 volte quella di gas. Un po' più di 13 volte. E questo nella zona al di sopra del livello di mercurio e sopra il tappo, qui non c'è aria, no? Perché
ho messo dentro il tappo, cioè il vicino pieno, stando attento che non si formi un po' l'aria. Qui a livello prima prima sommazione posso dire che c'è il vuoto, in realtà si formano poi vapori di mercurio, ma insomma siamo stati. Diciamo che qui dentro la pressione interna in questo, in questa zona è zero. Non c'è altro. Allora confrontiamo, utilizzando la legge di Stevino, confrontiamo la pressione in due punti diversi. Un punto a livello della superficie libera del mercurio nella bacinella, ma dentro la colonnina. Ok? E un punto B sulla superficie libera del mercurio fuori della colonnina. La pressione in B è pari a quella atmosferica, perché qui sulla superficie libera profondità è zero, legge di Stevino, P atmosferica più rho G H è zero, la pressione in B, pressione in B vale la pressione atmosferica. In A la pressione vale quella data dalla colonnina di mercurio. Qui pressione atmosferica non ce n'è, perché questo è evitato dal fatto che il tubicino ha una superficie superiore chiusa. Non c'è modo affinché l'aria possa premere su questa superficie libera. Quindi in A la pressione è densità del mercurio, legge di Stevino, per G per H, dove H è questa altezza, che ho già misurato. Le due pressioni, essendo relative alla stessa quota, hanno valori uguali. Quindi la pressione atmosferica, cioè la pressione in A è uguale alla pressione in B, uguale alla densità del mercurio per G per l'altezza della colonnina. Di fatto 1,36 per 10 alla 4 kg al metro cubo per 9,81 metri al secondo quadrato per 0,76 metri. Ottengo massa chilogrammi per metri secondo quadrato, accelerazione, massa per accelerazione fa una forza, ok? Per metri diviso metri alla terza fa fratto metri alla seconda, quindi forza su metri alla seconda e newton su metri quadri. È una pressione. Facciamo il calcolo. 1,36 per 9,81 per 0,76 viene 1,01 circa per 10 alla 5. O 101 kg pascal. Kilo sta per 1000. Il pascal è newton su metro quadro. Da questo tiro fuori un 10 alla 3 kg, mi rimane un 10 alla 2, 101 kPa. Questa è la pressione atmosferica a livello del suolo. Poi come sei normale. Un'altra unità di misura utilizzata, la riscrivo. Oppure, ripeto, 101 kPa oppure 1,01 il bar è 10,5 pascal.
in altri termini misura della pressione, anche se quella internazionale è il pascal, non è sul metro quadro. Abbiamo detto la volta scorsa che la legge di Stevino prevede, presume, assume meglio, che la densità del liquido su cui si calcola la pressione sia omogenea, sia costante. Okay. Beh, posso dire la stessa cosa dell'atmosfera? Perché? Che cosa me lo dice? Come faccio a saperlo? Con solo quei dati che ho a disposizione posso dire che la densità d'atmosfera è costante. Facciamo un calcolo indiretto. Se vado a cercare la, non si riesco a trovarla. Se qualcuno si ricorda la densità dell'aria, eccolo qua, 1,29 kg al metro cubo. Densità dell'aria, 1,29, volevo circa 10 migliaia di volte più piccolo che quella. Se questa è la densità dell'aria e la pressione atmosferica ha questo valore, se fosse vera l'ipotesi di densità omogenea, se densità fosse costante, quindi questa è la superficie terrestre, qui questo è lo spessore dell'atmosfera, okay. Allora la pressione al suolo che vale 1,01 per 10 alla 5 pascal dovrebbe essere data dalla densità dell'aria per l'accelerazione di gravità per lo spessore dell'atmosfera. Fuori dall'atmosfera la pressione è zero, l'atmosfera finisce lì. Se però fosse costante, questo mi consente di stimare quanto vale lo spessore dell'atmosfera terrestre.
basta invertire la relazione, la pressione dell'atmosfera vale la pressione atmosferica diviso la densità dell'aria per G. 1,01 per 10 alla 5 Pascal fratto 1,29 kg al metro cubo per 9,81 metri al secondo quadrato. E ottengo circa 7981,1, quindi poco meno di 8000 metri. Questo è ragionevole? Decisamente no. Decisamente no. Ci sono montagne che sfonderebbero dopo l'atmosfera. Normalmente aerei di linea viaggiano tra i 7000 e i 10000 metri, quindi sarebbero fuori dell'atmosfera. L'aereo di linea 8000 metri viaggia tranquillamente, 8 km di fuori. Lì non potrebbe viaggiare. Ergo, la densità. Sapete più o meno lo spessore atmosferico si aggira attorno anche ai 30 km, insomma, verso il centro. Quindi dalle 7 alle 8 volte il valore stimato. Ergo, però non è costante. La densità necessariamente cambia. Posso comunque ragionare in termini di legge di Stevino, ma in quel caso la forma è diversa. Per capire come cambia la pressione con l'atmosfera, devo lasciare che la densità cambia. Non ho più anche lì una legge di tipo algebrico, una legge di tipo differenziale. Ok? Stimare quale sarebbe lo spessore dell'atmosfera, cosa che in realtà non è. Un altro esercizio simpatico è questo. Le mongolfiere. Come funziona la mongolfiera o pallone aerostatico? Da qui li deduciamo, però non è costante, però nell'aria. La mongolfiera, facciamo la gialla, è un pallone al quale è attaccato questo, un carico. Okay. Pallone supponiamo che sia una sfera di volume V. E facciamo conto che tra l'intrepido esploratore e la massa di oggetti, il pallone, le corde, eccetera, siano circa il carico 180 kg, anche 200, forse non sarebbe tanto sbagliato. Ok? Quanto mi serve grande il mio pallone per uscire a partire? Perché altrimenti mi spinga su.
la mongolfiera decolla, viaggia, comunque riesce a sollevarsi, se almeno la forza di Archimede bilancia la forza di peso del carico, mongolfiera più intrepido viaggiatore. Il peso totale vale la forza di Archimede. Per uscire di questo intento, la mongolfiera viene riempita di solito di elio, un gas inerte non dovrebbe dare problemi. Okay. La densità dell'elio a temperatura ambiente è circa 0,179 kg al metro cubo. La densità dell'aria 1,29 kg al metro cubo. Quanto grande deve essere grande la mia mongolfiera? Allora, sulla mongolfiera agiscono due forze. Il peso, attenzione, se riempio di elio la mongolfiera, anche l'elio è il suo peso, che non me ne servirà poco. Non posso trascurare il fatto che la mongolfiera è piena di elio. 180 è il carico a mongolfiera vuota. Quindi, supponendo che il volume della mongolfiera sia V, allora il peso totale è uguale alla forza di Archimede, ma qui dentro devo mettere anche il peso dell'elio che metto dentro la mongolfiera. Quindi ho la massa del carico per G più il volume della mongolfiera per la densità dell'elio per G. Questo è il mio carico. Ok? Questo deve bilanciare la forza di Archimede. Qui però non ho più l'acqua. La mongolfiera sposta aria. Deve essere pari a densità dell'aria per il volume della mongolfiera per il. La mia incognita è V. Ok? Mi sposto questo termine a sinistra, l'altro termine a destra e cambio di segno, ottengo ρ dell'aria G meno ρ dell'elio C uguale a G. G posso modificarlo. Raccolgo l'incognita V, densità dell'aria meno densità dell'elio uguale a M, il volume della mia sfera, la mongolfiera, vale massa del carico diviso differenza della densità tra l'aria e l'elio. Quindi V uguale 180 kg fratto densità dell'aria 1,29 kg al metro cubo meno 0,179, se non ricordo male, kg al metro cubo. Quindi 180 diviso 162. Questo significa che il raggio della mia mongolfiera viene da 4 pi greco terzi r alla terza. È facile calcolare r circa, faccio il calcolo l'altra volta, 3.4. Deve avere un raggio di mongolfiera di almeno 3 metri e mezzo, se no non parte. Grazie, ci vediamo più tardi.